Cioè, bambini, i bambini dell'asilo. Guardate i bambini dell'asilo, l'ultimo che arriva è scemo. Ma cosa stanno facendo poi? Ma questo volete insegnare ai vostri figli? Ma raga, sta... Vai anche tu. Eccolo un'altra. Questo è quello. Ma tu sei. Ma tu non sei normale. È Rove? No. Ma dai, Giulio! Dai. Questo è quello che fanno. L'amico di Rove. Amore, è finito l'energia? No! Oddio. Il mio bocconcino! Abbiamo appena mangiato. Sì, adesso vomitano tutto. Vabbè, e niente, questo qua era il mio. Che rando! Ma questo va su YouTube! Salta! Ma questo devi saltare! Ma va su YouTube! È moto! Vabbè, questo comunque è quello che succede con questi qua. Cosa sta facendo quella? Oddio. Ah, sta facendo la storia per Instagram di lei che sci. Non lo posso fare con la panza, mi sa. È illegale, amore. Ah, in tutto questo, il bambino è qua. Cioè, rendiamoci conto che il bambino è qua che dorme. E loro stanno giocando come dei bambini tra. Guarda, io sto facendo il musica. Non gioco più con te, mi hai fatto arrabbiare, eh? Io non lo voglio fare questa cosa. Hanno litigato. Avete litigato. Ah, sta per vomitare, raga. Vi faccio vedere due cani bellissimi. Cani del bullying. È una razza nuova. Loro sono i cagnolini del bullying. Eh sì, eh. Oh, mamma mia, come si gratta nell'erba finta. Quanto sei bello! E tu, principessa? E tu? Dov'è la palla? Dov'è la palla? No, ecco mi la zia Sara! Dov'è la palla? Grattagli il sederino, a lui piace che gli gratti il sederino! Sì, il sederino! Porta fortuna per giocare a bullying! Non ti far battere dagli uomini, per favore, Sara, grazie. No, te lo prometto. Anche perché devi, io non posso, cioè ce l'ho qua la palla, devo quindi tu devi giocare per due. Andiamo. Allora, il mio... A parte che non stavo registrando, quindi quella parola non si può dire. No, certo. Puoi fare l'intro del mio video? Ciao ragazzi, mi vedete così sudato? Perché ho appena fatto una maratona. No, non ho fatto la maratona, l'hanno visto benissimo che il video è iniziato con tu che facevi lo scemo. Siamo... venuti al bullying di... Dov'è che siamo? A Ceresolo, non lo so. Comunque qualche anno fa io ho fatto un evento qua bellissimo ad Halloween con i fan e siccome siamo a Rimini perché abbiamo fatto l'evento con i fan, ci siamo visti con Sara Bisè e Giulio, che raga, adesso vi faccio vedere bene, è stranissimo perché è dimagrito troppo in questi mesi che l'abbiamo vista. E questa sera siamo venuti al bowling a giocare, a fare un po' di casino. E sì, adesso giochiamo qualcosa. Ma prima guardate questa cosa. Vi giuro che è lui e non è una controfigura. So che ci rimarrete male, ma è il Giulio che non vedevate da mesi, che è mezzo Giulio. Non sei più un Giulio intero, sei mezzo. No, raga! Sfidona! Sfidona biliardino. Voi non vedrete, ma adesso li compriamo. Voi non vedete la partita, ma nei commenti dovete indovinare se hanno vinto i Saregna o i Saregna. Saregna o i Sabal. E no, lui fa Borchet, quindi... Picaba! Eh no, Sara Bisegna, quindi Sabrina Borchet, Sabreut! Scrivete nei commenti se hanno vinto i Sabreut o i Saregna. Secondo te chi ha vinto? L'amicizia. L'amicizia, bravo! Cioè, per iniziare la grande partita... No, c'è anche la musichetta che perdi quando sbagli, fa niente. Fatti vedere quanto sei sexy. Puoi fare Michael Jackson nelle cose che scivoli. Vai, sei capace? Veramente? Certo. Sto male. Tra l'altro vorrei far vedere le scarpe di Sara,
che voi vedete sotto Bise, perché adesso sfatiamo questo mito, ma Bise usa le scarpe di Sara non per apparire vero, più alto. Me l'hai detto oggi a pranzo. Guardate Sara che fa moonwalk. Ma sei bravissima! Non me l'aspettavo! Brava! Ma non ci credo, raga, mettete un like per Sara che sa fare il moonwalk. Vediamo allora la partita Ise contro Ara, contro Giulio, contro Ica. Perfetto. Buongiorno. Lui è il mio bambino, guardate quanto è meraviglioso. Lui mi ama tanto. Give me a kiss. Grazie. Buongiorno. Lui è il mio sedere, mi ama tanto. Gli do i baci a questo. Give me kiss. Give me kiss. Guardate un attimo. Dito nel culo. Allora, oggi qualcuno mi ha appena portato una ciabatta. Tra l'altro sono in giro da 3 giorni, cioè non ho portato le scarpe, è la prima volta in vita mia che vado in giro con le ciabatte perché non riesco ad allacciarmi le scarpe. E non solo, amore, ho una novità. Sì, già lo so. Da ieri, raga, da ieri non riesco più a... Provo a spiegarlo. Quando sono in piedi, se alzo una gamba, quindi se sollevo un tallone, quindi sposto il peso dell'altro, ho un male, ma veramente assurdo, incredibile, proprio qua. Qua, non dico, perché è meglio che non dico. E quindi non riesco più, a parte a mettermi le scarpe, no, cioè se mi siedo magari a mettere le scarpe, sì. Non riesco più a lavarmi in doccia, quindi amore, da domani, da oggi, devi farmi la doccia. Per i prossimi... Ma sei una vecchietta? Per i prossimi 2 mesi, sì. Ok, poi ti devo anche imboccare la valla dentiera. No, quello ce la faccio. E raga, il dolore è una cosa allucinante. Cioè, mi faceva male qualche giorno fa tantissimo qui, che era la testa del bambino, siamo andati a vederla con l'ecografia. Allora poi sono andata dall'osteopata, che me l'ha tirato un po'... Cioè, è stato proprio bello, mi ha dato tanto sollievo. Ma adesso mi fa proprio male l'organo. Quindi adesso dovrà farmi la doccia. Vi farò sapere come sarà a fare la prima doccia col mio badante. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Dobbiamo andare a comprare il cioplo ciutto, papà! Sì, e anche qualcosa per mangiare noi. Non andiamo al ristorante. Ok. Devo dire che il ristorante era anche molto buono. Tra l'altro, tra una settimana noi torneremo proprio lì, in quella zona, perché verremo a fare una settimana di vacanza e poi ci attacchiamo all'evento a Pinarella. Cioè abbiamo giovedì Pomarico e domenica Pinarella, sono gli ultimi 2 eventi, quindi mi raccomando ragazzi, se potete non mancate. E niente, ormai ho iniziato a utilizzare le maglie di Ale, perché le mie, anche le M, non mi vanno più, cioè proprio mi stringono la panza, e quindi sto utilizzando tutte le magliette di Alessio. E sto pensando che io partorino, in teoria ho il termine a metà ottobre. Per me io non ci arrivo a metà ottobre, non ci arrivo proprio. Domani vabbè abbiamo una visita con la ginecologa, quindi ci dirà come sta andando, le dimensioni del pupo, eccetera. A settembre-ottobre che io metto la felpa, ma come faccio? Non ce le ho le felpe larghe, devo rubarle, devo comprarle, devo rubarle ad Alessio. No, magari qualcosa di grande ho, ma non sono sicura. Comunque, allora... Nei prossimi giorni vedrete il video dell'ospedale, cioè della preparazione della borsa, sia la mia che quella del bimbo, perché siamo già in ritardo, avremmo dovuto farla al 7° mese, ormai siamo nell'8° e non l'abbiamo ancora fatta, vabbè, piccoli dettagli. Abbiamo altri tantissimi regali da farvi vedere che arriveranno sempre col tempo. E raga, ho già dovuto chiamare all'ospedale, che ho prenotato la donazione delle staminali del cordone ombelicale. E è tutto reale, cioè adesso inizieremo il corso preparto io e Ale a settembre. E aiuto, un po' mi sto cagando sotto, ve lo ammetto, mancano 9 settimane e sto iniziando a cacarmi sotto. Adesso vi lascio giusto qualche storia, perché mi piace ripercorrere con voi specialmente quando faccio gli eventi o quando succede qualcosa di particolare, quindi vi lascio qualche storia. E scrivete qui sotto se volete qualche altro video. Sì, sto editando il video di oggi, cioè quello che sto facendo lo sto già editando al computer, perché alcuni li edito io. Scriveteci se volete qualche altro video con la Space Family, qualcosa di particolare. Anche se io ho un'idea che vorrei fare con Sara,
perché a me piace molto fare le reaction, quindi ditemi se a voi vi piace questa cosa. Vorrei fare qualche reaction da settembre, ottobre, da quando avrò gli uffici, con Sara, quindi io e Sara che guardiamo qualcosa e lo commentiamo insieme. Vi mando un bacio grande, vi lascio qualche storia e ci vediamo, vabbè, i video escono lunedì, mercoledì e venerdì per questo agosto, poi a settembre capiremo di farne magari uno in più. Ricordatevi che ora ho la panza e quindi non è facilissimo registrare sempre, aiuto, devo mettermi a riposo. Vi amo tanto, ciao amori. Io te l'avevo detto in macchina, però non ci volevo venire. Ai miei non sono venuti, tranne loro! Forse lo scese. A incontrare voi, ecco, essere voi. Mi sta scoppiando il cuore. Mi sta scoppiando il cuore. Abbiamo ospiti. Guardate come salta con la zia. Mamma mia, che bello. Ma spinge? Sì, sì. Mamma, ma che fai? Oink. Ciao! Nel mio piatto non ci sia solo polenta, ma per primo che mi riempia il mio pancino, un po' prima del mio dolce sonnellino. Tornello, legame, è pronta a cucinare, prosciutto, salame, la voglio assaggiare, e il formaggio e la ricotta, e infine la pancetta, è buona, mi piace, e la prendo molto stretta. Mi sento malissimo. Sono in bagno al supermercato e trovo questo. Sto malissimo.